Si è suicidato nell'abitazione in cui si trovava i domiciliari il 38enne originario di Ragusa, che recentemente era stato arrestato dalla polizia di Modica per aver picchiato e minacciato con una sciabola la convivente. L'ASP di Ragusa ha aperto un'indagine interna per stabilire le cause del decesso del neonato venuto alla luce all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Il bambino sarebbe stato affetto da un deficit di crescita. Il commissario dell'ASP Ficarra è al lavoro per riattivare il servizio di riabilitazione a Ispica. Per il nuovo manager la riapertura è fondamentale per dare risposte ai cittadini. Sono due gli appuntamenti che concluderanno la terza edizione delle conversazioni a Scicli. Il primo venerdì 25 agosto con il dilemma Caravaggio e il secondo domenica 27 con il saggio Quando cultura e politica salvarono Venezia. Ieri, primo giorno di scuola per le aquili bianco-verdi della Passa l'Acqua, che hanno cominciato il loro impegno sportivo sul parquet della Pala Padua di via Zama, in vista della nuova stagione sportiva. Vi ricordo che potrete vedere le edizioni integrali del nostro TG sul canale 74 del Digitale Terrestre e su www.canale74.it.